Il mio cuore è per te. Il mio cuore è per te. Il mio cuore è per te. Un po' di pazienza, prima parte. Buongiorno. Come ti senti stamattina? Sto molto meglio, ti ringrazio. Bene, vuol dire che stai riprendendo le forze. Tieni, mangia. Adesso non ho molto appetito, ho bisogno di sgranchirmi le zampe. Ma devi mangiare, non sei ancora guarita del tutto. E se non ti nutri, ti ammalerai di nuovo. Scusa, ma ti ho detto che non ho appetito. Non farai i capricci, non posso portarti sempre il latte e le brioche, principessa. Chiaro? Lo sono davvero, sono la principessa del regno di Pocketville. Sì, va bene. Adesso dove vuoi andare? E a te che importa? Tanto sono solo una gattina randagia, no? Per favore, non fare così! Perché continui a seguirmi? Oh! Sta attenta! Ah! Non so come ringraziarti. Mi hai salvato la vita. Non ringraziarmi, piuttosto ascoltami. Non mi importa se sei una principessa o solo una gattina indifesa e stramba. Ma so che qualcuno deve insegnarti a cavartela in città. Altrimenti finirai per essere... Ah, lasciamo perdere. Aspetta. Ora che c'è? Senti, vuoi essere tu quel qualcuno? Che cosa? Hai detto che devo imparare a cavarmela in città. Hai perfettamente ragione, quindi ti chiedo se vuoi essere tu il mio maestro. Oh! Allora, che ne dici? D'accordo! Ora scrivete sul vostro quaderno. Se 21 è il dividendo mentre 7 è il divisore, quale sarà il quoziente? Facile. Alexia, sai darmi la risposta? Qual era la domanda? Ciao, bambini, non dimenticate di fare i compiti! A domani! Senti, Alexia, devi stare più attenta in classe. Sì, lo so. Il fatto è che non ci riesco. La scia dell'amicizia. Alexia ha bisogno di un cucciolo. Devo parlare con Magic. Magic! Di un po', l'hai vista anche tu, la scia dell'amicizia? È lei! Dobbiamo sbrigarci a trovarle un cucciolo. Sei pronto a partire subito? Magic, sei così buffo! Ho capito, scusa, ti tolgo subito il collare. Oh, finalmente! Ma perché non me l'hai sfilato prima? Sai perfettamente che non mi piace quando non riesci a comprendermi. Scusami, ma non ci ho pensato. Alexia è una mia amica e sono piuttosto preoccupata per lei. Mi puoi perdonare? Certo, ma adesso sbrighiamoci. Andiamo nella stanza di Amy a chiedere alla cucciopedia qual è il cucciolo giusto per Alexia. Sì, andiamo. Non vedo l'ora di scoprire quale sarà il prescelto. Mi spieghi di che si tratta? È la scuola di Pocketville. Per i cuccioli. Anche loro hanno tante cose da imparare. Come fare le feste ai loro padroncini. O assicurarsi che non si facciano del male. Oh, non mi viene in mente niente. Si intuisce che non eri il primo della classe. Anche la mia amica Alexia ha dei problemi con la scuola. Vuoi dire che prende votacci? Beh,
Se continuerà a distrarsi durante le lezioni, temo che sarà inevitabile. Forse so perché la cucciopedia ha indicato la nostra scuola. Perché il cucciolo potrebbe trovarsi lì. Già, penso che sia molto probabile. Sì, magari sarà la maestra Clelia ad aiutarci a scegliere il cucciolo giusto. Che aspettiamo? Si torna a scuola. D'accordo, fatemi strada. Seguici e tieni gli occhi aperti e ricorda che Ima potrebbe essere in agguato. Ehi, perché non fai più piano? Vuoi che Ima si arrabbi se quella ci sente? Certo che vi sento, non penserete che sia dura d'orecchi. Attenti a dove andate, con la nebbia non si vede nulla. Sicura che sia la strada giusta per... Dai, dillo, o anche il suo nome ti fa paura. Meglio non pronunciarlo. Sì, sono d'accordo, specie in un posto così. Giusto. Ancora. Questa è la strada giusta e sono convinta che quando troveremo Duriglia mi dirà come raggiungere la grande città, così potrò finalmente chiudere i conti con mia sorella. Come vedete, so perfettamente che cosa faccio. Ah! Ima, sulla tua metà del cuore dell'amicizia c'è l'immagine di un cucciolo di Maltese! So anche questo, ma ora trovare Duriglia ha la precedenza su tutto. Avanti, rimettiamoci in marcia. Miei cari alunni, oggi abbiamo l'onore di avere con noi degli ospiti davvero speciali. Sto parlando di Flo, Magic e delle guardie reali. Diamo loro un caloroso benvenuto. Ciao! Grazie, siamo venuti qui per un'indagine, ma vogliamo che facciate lezione come se non ci fossimo. Wow! Sono detective. Beh, modestamente. Ciro, per favore, non cominciare a favoreggiarti. Ricorda che siamo venuti qui per trovare un cucciolo, non per metterci in mostra. Va bene, per una volta che mi fanno i complimenti. Stavo parlando del cuore dell'amicizia, il gioiello più prezioso del Pocket Kingdom. Hai visto il cucciolo? Non ancora, siamo appena arrivati e non sappiamo chi possa essere il candidato. Sì, effettivamente hai ragione. Come dicevo, non si sa di preciso quali siano le sue origini, anche se esistono molte teorie al riguardo. Tra queste ce ne sono alcune interessanti, come quella del professor De Cuccioli. Ehi, hey, Magic, hai visto quel cuccciolo? Come se ne accorge la maestra, sono guai. Jolly, che cosa stai combinando? C'è un insetto che... Ogni scusa è buona per distrarsi. Maestra Clelia! Wow. Se sei d'accordo, posso aiutare io Jolly a stare più attento. Ne sarei felice. È un'ottima idea, grazie Kiki. Ora riprendiamo la lezione. Abbiamo trovato il cucciolo per Alexia. Hai sentito, Kiki? Che bella avventura, Sabrina. E così andrò sulla Terra. Certo, c'è una padroncina che ha bisogno di un cucciolo come te. È fantastico. Beh, ma io devo ancora finire la scuola. Sì, è un problema. Di solito i cuccioli terminano prima gli studi. E ora come facciamo? Qualche idea? Tranquilli, Kiki è il primo della classe. Ha già imparato tutto. Quindi può diventare il cucciolo della mia amica Alexia. Può partire quando vuole. Ti auguriamo buona fortuna, Kiki. Serve una goccia magica per attivare la fontana. Sul grande picco, possiamo trovarla lì. La montagna più alta del regno. Qualcuno ha visto una scheggia brillante sulla cima. Potrebbe essere una goccia magica. Voi che ne dite, amici? Beh, di andare a prenderla. È impossibile, nessuno può scalare quella montagna. Ma... o almeno, nessuno che abbia quattro zampe. E allora, noi abbiamo quattro zampe. Infatti non saremo noi a salirci. Io penso che Mela abbia in mente di avvertire le guardie alate. Esatto. Occhi aperti, squadrone! Dobbiamo trovare quella goccia magica! La felicità di una bambina e di un cucciolo sono nelle nostre ali! Sì, signore! Aiutami! Bene, squadrone, ci siamo! L'abbiamo trovata! Urrà per le guardie alate! Urrà per le guardie alate! Questa è un'amicizia magica che riempie il nostro mondo d'amore. Sola non sarai mai perché sarò come un cucciolo stretto al tuo cuore. C'è una strada che porta lontano se viene percorsa in due. L'amicizia è un regalo che abbia inizio la cerimonia della nascita. Impossibile se hai un amico vicino. Che il cucciolo prescelto possa lasciare Pocketville per andare sulla Terra ad abbracciare la padroncina che lo sta aspettando. Cerca amici. Questa è un'amicizia magica.
arrivi. Adesso non posso giocare con te. Devo concentrarmi sui compiti. Se vuoi farmi compagnia, rimani pure, ma non devi distrarmi. Siamo intesi? Sì, ho capito. Ti piacerebbe giocare. Ma io devo fare questa divisione e non mi riesce. Già. Stai forse cercando di dirmi qualcosa abbaiando? Aspetta, 1, 2, 3. Sì, è il risultato della divisione. Allora non volevi distrarmi, anzi volevi aiutarmi a fare i compiti. Bravo. Bravissimo, adesso Alessia non avrà più problemi a concentrarsi. Grazie a voi, come sempre. Ehi, guardate! Incredibile, il puzzle si è animato. Non ci sono dubbi, è la principessa Amy. Che peccato, è già sparito. Non la vedevo da quando è scomparsa. Probabilmente la fontana ha voluto dirci che la principessa Amy sta bene. Sì, l'abbiamo vista con i nostri occhi. Questa è la seconda buona notizia della giornata. La prima è che oggi Ima non ci ha messo i bastoni tra le ruote. Chiediglielo tu. Io no. Chiediglielo tu. Non sono matta. Chiediglielo tu. Che cosa dovete chiedermi? Ma fate in fretta o perdo la concentrazione. Camminiamo da ore e volevamo sapere... Ma se per caso ci siamo persi. No, non ci siamo persi. Anzi, abbiamo appena trovato Doriglia. Sempre con me, cucciolo bello caro che cerchi amici, tenero e dolce ci renderai felici. Dove sei? Dove stai? Dentro il tuo cuore.